La salute e il benessere dei nostri figli va al di là di ogni colore politico e progetto logistico. Oppure, con la cementificazione che avanza, finiremo con l'acquistare sempre più frutta e verdura estera. Sono queste alcune delle frasi proferite dai rappresentanti del Comitato Vitalaccia Dura, che si sono incontrati oggi in via Baccarini 20 per fare il punto della situazione della protesta che riguarda i 173 ettari di terreno tra Porto San Vitale e Porto Fuori. Ettari di terreno agricolo che devono rimanere agricolo e non essere trasformati in discarica, zona di dragaggio o di capannoni. In questi mesi ci siamo concentrati principalmente sull'informazione della cittadinanza. Abbiamo svolto alcune assemblee a Porto Fuori e siamo stati anche invitati dagli studenti dei licei artistico e classico durante l'occupazione. Abbiamo tenuto delle lezioni, siamo stati invitati e quindi siamo andati a spiegare un po' tutta la problematica e le nostre ragioni. Inizialmente ci eravamo concentrati principalmente sulla questione dei fanghi, però abbiamo verificato che la priorità per la nostra pubblica amministrazione attualmente è quella di smaltire i fanghi delle casse di colmata e di depositarli, di conferirli nell'area a ridosso di Porto Fuori. La CMC ha già iniziato i lavori per accogliere questi materiali di escavazione. E quindi dal momento che la costruzione dello stabilimento per i conglomerati bituminosi sembra essere la cosa più urgente, noi ci stiamo concentrando su questo aspetto. Abbiamo coinvolto alcuni cittadini di Porto Fuori che sono entrati volentieri a far parte del nostro comitato e abbiamo intrapreso un'azione legale in quanto l'area è soggetta a dei vincoli. Innanzitutto era prevista dal piano strategico comunale come area agricola, poi è stata fatta una variante a livello di piano operativo comunale, che però è un documento successivo che va a violare quello precedente, e poi ci sono anche dei vincoli ambientali su quella zona. Di conseguenza abbiamo presentato questo esposto alla Procura tramite un avvocato e, visto il silenzio della pubblica amministrazione, non ci restava altra strada che adire le vie legali. Noi sinceramente la nostra speranza è che almeno vediamo questa parte qui, questa parte riguardante l'area a ridosso di Porto Fuori, venga stralciata, perché riteniamo che se un'area è destinata ad uso agricolo, la sua conversione non possa avvenire violando palesemente alcuni vincoli ambientali che ci sono. Se il territorio è stato destinato a livello progettuale a degli utilizzi, cambiare questi utilizzi non può essere semplicemente deciso attraverso una delibera comunale. Occorre un'autorizzazione che venga da più in alto. Di conseguenza, noi pensiamo che la cosa sia illegale, che ci siano dei fondati sospetti di illegalità, e quindi pensiamo che sia possibile fermare quest'opera. Barbara Gnisci per Ravenna Web TV.